Bentornati e come promesso, ora vediamo la seconda parte del servizio di Solar Impulse 2 che da New York parte alla volta dell'Europa con la voce di Marco Celeta. Attraversando la prima parte del Pacifico lo scorso anno, da Nagoya alle Hawaii, c'è stata una grande finestra di tempo e abbiamo solo dovuto adattare il percorso nelle ultime 10-20 ore, al fine di evitare piogge locali. Ci sono alcune cose che si possono preparare in anticipo, percorsi, documenti, autorizzazioni, eccetera, ma naturalmente il cambiamento delle condizioni meteorologiche è sempre un fattore che bisogna prendere in considerazione per ogni nuovo tentativo. Bisogna quindi avviare i percorsi da zero ogni volta che cambia il tempo per il volo sopra l'Oceano Atlantico. Riguardo le priorità di tutti gli operatori coinvolti, la missione Solar Impulse ha detto che in primo luogo i loro ingegneri di missione consultano gli esperti del tempo per quanto riguarda la fattibilità del volo. Successivamente si consultano con i propri ingegneri di Altran, che forniscono simulazioni della traiettoria di volo al fine di trovare il miglior piano di volo, tenendo conto di tutti i vincoli. Si consultano anche i controllori del traffico aereo per vedere che tipo di restrizioni sono presenti dal decollo all'atterraggio. Con queste informazioni riaggiustano la traiettoria di volo con Altran. A volte, se il percorso è perfetto, si può provare a rinegoziare con i controllori del traffico aereo. Ma ci possono essere limiti severi negli aeroporti come il JFK di New York, dove c'è molto traffico. Al termine della fase di progettazione, il manager pianificazione porta tutte queste informazioni al fine di proporre il piano di volo al resto della squadra. Dal JFK è difficile decollare, perché è un aeroporto molto occupato. Bisogna quindi attenersi alle rigide slot che Solar Impulse ha ricevuto dall'aeroporto al fine di poter decollare. È molto importante aver avuto alcuni slot e ora si può dire che Solar Impulse decollerà dall'aeroporto nelle prime ore del mattino. Un giorno prima del decollo si saprà se il volo è confermato. Può sempre capitare, tuttavia, che un paio d'ore prima del decollo, o anche quando si è in pista, si riceve l'ultimo aggiornamento riguardo il tempo e si rimanda il volo. Infine, per quanto riguarda il tempo previsto per l'attraversamento dell'Oceano Atlantico, il team di Solar Impulse ha detto di essere alla ricerca di una finestra di tempo da 3 a 5 giorni, ma potrebbe essere fino a 5 giorni in totale. Solar Impulse non considera un volo di più di 5 giorni, anche se Solar Impulse 2 può volare perennemente, ma la resistenza dei piloti rimane limitata. Potrebbe essere confermato il decollo perché le condizioni sono favorevoli, ma potrebbe essere troppo presto per attraversare il fronte freddo, quindi ci sarebbe la possibilità di fare un circuito di attesa fino a quando non si apre questa situazione e potrebbe durare da 2 a 12 ore, con il conseguente impatto sul tempo di volo. Riguardo se è più facile pianificare la traversata dell'Atlantico, dell'attraversamento degli Stati Uniti, il team Solar Impulse ha detto sì e no. Perché in termini di controllo del traffico aereo ci sono più difficoltà per attraversare gli Stati Uniti ed avvicinarsi agli aeroporti come il JFK, in quanto vi sono molte restrizioni di sicurezza. Ma in termini di tempo, le previsioni con diversi giorni di anticipo sono difficili, specialmente sopra l'Oceano Atlantico. Andre, congratulations. Thank you. Yeah, thank you. Congratulations. How are you? Andre, fantastic history. Well yeah, done. That's great. Well done. Look at this. That's your bottle, Andre. Celebrating, huh? Yes, please. Celebrating sustainability.